le interviste di Tribuna Stadio, Luigi Giandomenico, Montecosaro, la panchina d'oro, intanto, prima di tutto, un premio, un riconoscimento molto importante. Sì, sì, sicuramente fa molto piacere. Dopo un'annata buona, positiva per noi, siamo partiti per fare una salvezza tranquilla, invece ci siamo trovati a fare i playoff, quindi con una squadra che viene dalla seconda categoria, quindi per noi è stato veramente un traguardo importantissimo. Ecco, stare in alto in un campionato così importante, e poi è inevitabile, ormai dobbiamo parlarne, questo cambio di panchina. Sì, sì, penso che dopo 4 anni che ho fatto a Montecosaro era ora di cambiare, solo per avere dei stimoli nuovi e per provare a fare qualcosa di diverso magari fuori dal mio paese, quindi è stato solo per questo, quindi niente, ringrazio il Montecosaro comunque per tutto quello che mi ha dato in questi 4 anni e niente. Un tecnico giovane cosa porti a Trodica? Ma l'esperienza poca, però proviamo a portare tanto entusiasmo, voglia di lavorare, e quello sicuramente. E poi niente, tanto conta il campo e i risultati, poi il resto. La categoria? È promozione, penso proprio di sì. Dai. No, voglio dire, ti preoccupa oppure? No, sono giovane, sono partito dalla seconda categoria, per me allenare in promozione comunque è sempre un piacere, quindi assolutissimamente, poi se verrà l'eccellenza più avanti avremo tempo, dai. Molti parlano di giovani, nel momento in cui non ci sono più soldi si va a tingere al vivaio, qual è la tua idea? Ma noi abbiamo fatto questi 4 anni partendo proprio dal settore giovanile, quindi abbiamo portato su tanti ragazzi della Juniores, quindi l'abbiamo fatti crescere e ci troviamo dei discreti giocatori, e per me è importantissimo, quindi voglio dire, dare fiducia ai giovani anche perché è il futuro. Quindi.